dovunque cada l'alba sulla mia strada, senza catene vi andremo insieme. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Professor Braccoli, Caterina, Alberto, non sai che piacere che mi fa poter parlare di una persona che ho conosciuto, che ho frequentato, di aver incontrato te qui in questa circostanza che non era mai capitato prima. 1991, Caterina, è il festival dove vince Cocciante, Se stiamo insieme. È il festival di Gio Squillo, il festival... E anche di Pio Balestrieri, cominciò con... Quello... Ah, il 91, 10 anni dopo. Balestrieri ha cominciato nell'81, questo è il 91. Il tuo primo festival invece, professore? Il mio festival... Primo? Il mio primo e non ero nato. No, però al di là di questo, avete visto Pierangelo assieme ai Tazendas. Ecco, non dimentichiamoci questo gruppo. Pierangelo, perdonami se lo chiamo con il nome, no. Pierangelo traduce questa traduzione dal sardo e ci riporta esattamente ai giorni nostri. Il sardo è una lingua, come il napoletano, Georgie, no? Quindi l'abbiamo visto. Pierangelo la traduce, disimparados sono le persone meno fortunate, meno fortunate, ma non per questo meno importanti. L'Ariston era stato appena restaurato, quindi si ripresentano all'Ariston cantando questa canzone e c'è stata questa ovazione con Edvige Fenech e Occhi Pinti, che non so, imbarazzatissimi, perché dicono ma non possiamo fare risalire sul palco, non è provvisto dal regolamento, sai, l'Italia va col regolamento, guai alla burocrazia. Che lo dice a me che sono indisciplinata, professore. E risentire questa canzone mette emozione, mi ha fatto rivivere quel 1991, scritta nella notte tra 6 e 7 gennaio 1991. Sa tutto, è impressionante. Ha studiato. Sai, sono quelle cose, io metto la passione nelle cose che faccio e nella passione delle cose belle, amo il bello, per questo lavoro con Caterina Balivo. Suona anche il violino. Allora, adesso vi faccio un discorso. Sono pronta a farvi un discorso. E il discorso è questo. Il discorso è che abbiamo un sacco di telecamere e non riesco a capire dove sono inquadrata. E questo diventa un problema in uno studio televisivo. In questi casi cosa si fa, professore? Io guardo con chi sto parlando. Quindi va bene adesso così? Penso di sì. Io normalmente guardo chi sto. Se poi devo fare un appello al popolo, guardo così. E allora, cioè il rosso e lo vedo, no? È pericolosissimo però, È pericolosissimo. Allora, dobbiamo ricordare che tra i protagonisti di questo grande successo, di questa... Perché il problema, purtroppo, l'hai detto tu prima, no? Oggi, per fortuna, si sta lavorando anche sul corpo, no? Quindi Big Mama non fa effetto. Ecco, pensare una persona con una sedia a rotelle su un palco e a Sanremo in pubblico è una follia da un certo punto di vista. E invece la cosa più giusta sono appunto i Desamparados, sono coloro i quali non hanno avuto la stessa fortuna. Ricordiamo una cosa, che Caterina Caselli è stata la protagonista, perché lo ha scelto, lo ha voluto, lo ha portato dal suo marito Piero Sugar, gli ha fatto fare un contratto con Ascolta, che era la casa discografica di Caterina, che poi diventa CGD. E Caterina non è soltanto quella di Nessuno mi può giudicare, non è soltanto questo, ma è molto raffinata. Così, per esempio, viene in mente questo. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù, cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Ci stupido mi guardo. Assolutamente lui non è credibile. Il mondo che è stupido. Stupido. Lei lo migliora questo mondo, comunque, professore. Comunque, al di là di questo, Alberto, questa è una canzone firmata da Paolo Conte. Certo. Eccolo qua. E Caterina è molto legata a questa. È finita nella stanza del figlio, nel film Moretti, in bianca. Poi però Caterina è anche quella di una canzone che ha fatto epoca in quegli anni 60, 67, 68. Era una canzone di un irlandese dedicato appunto a un homeless, quindi a una persona fuori dal mondo.
e diventa il volto della vita. Ve l'ho portata, la risentiamo e poi andiamo a chiudere. Sentiamo, dai, dai. Dietro le vostre spalle c'è Pierangelo Bello, c'è Andrea Parodi, vedi, li metto insieme, perché peraltro Pierangelo ha anche cantato la canzone che sto per raccontarvi prima di andare via. Tazendas, che cosa vuol dire? Stars End, la fine delle stelle, è un racconto di fantascienza. Lui, Andrea Parodi, è il solista di Tazenda, voce meravigliosa. Se n'è andato nel 2006, Caterina, pensa che ho avuto il piacere, la fortuna, l'amicizia di seguirlo fino alla fine. Stava molto male, però l'unica cosa che non è mai cambiata è la sua voce. Una voce spettacolosa, ricordo al Pariole insieme sul palcoscenico, riusciva a incantare con questa voce. E cantando questa canzone in sardo, è semplicissima, una canzone del 20, scritta da un avvocato, che è diventata un inno della Sardegna. No poto reposar, non posso riposare, amore e coro, il mio cuore non può riposare. Sentite le parole, sono stupende, da desidero ogni momento, non essere triste mia gioia, né addolorata. Ti assicuro che penso solo a te, perché ti amo, ti amo, ti amo. No poto reposar si lega perfettamente alla poetica di Pierangelo, perché l'ha anche cantata, si lega perfettamente a questa storia di persone che sono comunque apparentemente meno fortunate, ma in realtà vincenti, perché hanno vinto la battaglia con la vita. No poto reposar, complimenti a te e a papà. Grazie Umberto, grazie mille. Grazie professore. Professor Broccoli, parlando di Caterina Caselli, e io mi chiedo qual è stata la volta buona per il tuo papà, se Caterina Caselli, che insiste, lo porta a Sanremo, oppure aver cantato a Sanremo con i Tazenda. Qui non è facile, perché prima abbiamo parlato di questo lungo applauso sanremese, ma lo vogliamo rivedere? Danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sedendoti accanto, un canto risponde sicure di bimbi festanti in un prato, voce che sale più in alto di un sogno mancato. Parlare sugli applausi. Io mi fermo un attimo. Cosa ti ha raccontato papà di quel momento? Che si ruppe la liturgia lì all'Ariston. Volevo dire una cosa. Avete notato che Umberto ha detto che sarebbe stato impensabile, però avete notato quel signore lì era molto bello, quindi ci stava poi anche molto bene lì su quel palco lì, quindi era proprio un bell'uomo. No, volevo dirti, guarda, credo che sia sempre stato uno che ha rotto gli schemi in tutta la sua vita, quindi è sicuramente una persona che
con il fatto di calcare quel palcoscenico lì per primo sulla sedia a rotelle, è ovvio che fosse il primo, ma non credo che la gente abbia sentito questo. La musica percorre canali che non passano dal pietismo, e quindi credo che abbiano sentito questa potenza che sta racchiusa dentro la canzone, insomma. Guarda, se fosse stato stonato, cioè, non è che il pubblico avrebbe poi gradito, no? Non credo. No. Però la cosa che mi colpisce è aver saputo che all'inizio il tuo papà li inquadravano soltanto così, perché sì, non volevano che si vedesse la carrozzina, invece rivediamola, cioè c'era ancora questo tipo di tabù, non far vedere la carrozzina, e invece qui quando lui canta non si vede, ma quando lui deve rientrare in scena la carrozzina si vede come? Certamente, ma non penso che fosse un problema, cioè il riassunto era: io sono questo qua, se va bene bene, altrimenti andate da un'altra parte. E penso che sia. Senti, ma l'incontro con Caterina Caselli, perché qui tra un po' dobbiamo twittare o la Caselli o Itazenda, e come avvenne con Caterina Caselli? Ma in realtà lui aveva fatto un disco autoprodotto e il suo chitarrista Lete l'aveva portato da Caterina vendendogliela con un sotterfugio: io quando sento questo LP mi sembra di sentire i Beatles. E allora lei, ridendo, ascoltò l'LP, che tra l'altro metà era in dialetto sassolese, e disse: guarda, mi interessa, se posso conoscerlo. Solo che la difficoltà era che, appunto, non avendo il telefono, si incontrarono tramite una telefonata dentro al bar che frequentava. Un po' come in dire, un bar? In un bar, sì, in un bar, perché mio padre non aveva il telefono. Però, vedi... Cioè, scusa, si sono incontrati in un bar? No. È stata una telefonata, si sono dati appuntamento telefonico in un bar e lui ha risposto dal bar perché non aveva il telefono in casa. E cosa avrà pensato Caterina Caselli? Singolare quest'uomo. Non lo so, so che dopo poco era sotto contratto e questa cosa ovviamente è impagabile, e se dovessi proprio scegliere tra uno dei due non potrei che scegliere Caterina, perché Caterina è un affetto familiare. È un'amica che sento spesso. E ha cantato col tuo papà, lo vogliamo vedere? Con mio papà. Prima di tritare Itazenda. Ho capito questo. Dimmi, dimmi, mio signore, dimmi che tornerà. L'uomo mio, difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero triste colore. La mia pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora. Pesca forza, tiro pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante. La sua onda è un gigante. Allora, intanto lo fai tu, scusa. Ma però, posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Questa cosa è veramente sadica. Cioè, voglio dire... Non è che poi arriva dopo 111 puntate arrivi lo so, tu, Alberto. Comunque, va bene. Dai. Lo so, non è bellissimo. Però diciamo che si trita la volta meno buona, o meglio, si tiene la volta più buona, quindi comunque è una volta buona quella. Certamente. Ma rispetto alla Caselli che li ha portati a Sanremo. Ma no, la Caselli in realtà ha dato la possibilità a mio padre di essere mio padre, lui ha portato loro a Sanremo. E mo come facciamo? Però, voglio dire, vabbè, però se non c'era la Caselli magari esatto, non poteva portare Itazenda, cioè vedi tu, Alberto, scegli. Dai, tu. Così? Così mi sto facendo dei nemici in diretta nazionale, no, mi no, fa molto no, piacere. No, no. Saluto i miei amici d'azienda della Sardegna. Ciao ragazzi! È colpa degli autori, sempre colpa degli autori. Senti, tu sei il terzo appunto di quattro figli, e so che con papà comunque avevi un rapporto speciale dovuto sicuramente anche alla musica. E il tuo papà una volta ti fece capire che una tua storia d'amore non era un granché, questa storia d'amore. E te lo disse scrivendoti una canzone. Sì. Questa cosa mi ha molto colpito. Cioè, quali erano queste parole? Cioè, in pratica è andata così. Io stavo con questa ragazza qua. C'erano delle cose che non funzionavano e lui ha cercato di farmi un discorso. Ma io avevo 18 anni e non ero pronto ad ascoltare cosa diceva il papà. Volevo vivermi la mia vita. Sì. E allora, dato che stavo scrivendo già le mie prime canzoni, lui mi disse:
Ma senti, c'hai una musica che ho sentito che è molto bella, perché non me la dai che ci scrivo un testo? Così adesso posso avere la mia romanzina del papà per tutto il resto della mia vita, insomma. È diventata quasi una canzone? È diventata una canzone. Quindi lo possiamo dire? Certo. Abbiamo anche il chitarrista per fartela cantare, ci vuole. No? Dov'è Ferdinando Bruno? Eccolo Ferdinando... qui, ciao Ferdinando! Bruno. Ciao. Allora, intanto possiamo anche mettere a vista le aste e sentiamo, perché avere un papà che ti fa capire che quella fidanzata non va bene con una canzone, penso che sia una cosa unica. Scusa Alberto. Speriamo. Vediamo. Intanto lo ascoltiamo. Scusa, ma un testo? Come si chiama? Star con te. Star con te, prego. Vorrei scaldarmi il cuore solo standoti vicino. Guardare la tua immagine con gli occhi di un bambino. Io con te dove il freddo non verrà. Tu con me finché l'alba spunterà. Star con te come tu stai con me. Vorrei trovarti dolce come sei nei miei pensieri. Sorprenderti di un'anima nascosta fino a ieri. Ma tu sei come un falco in libertà, come chi non ha tempo e se ne va, come chi ha già dato e non darà. Mi dici che ci sei, che sei qui con me, ma tu aggiungi che non dovrò più comprenderti. Così rimango lì con tutti i miei perché, a chiedermi se tu stai con me. Vorrei vedere te tra milioni di parole che rendono il mio cielo come un giorno senza sole. Dire a te tutto ciò che dici a me. Dirti che poi problemi non ce n'è. Dirti solo che io sto con te. Racconti che ci sei, che sei qui con me, ma tu aggiungi che non dovrò più comprenderti. Così rimango lì con tutti i miei perché, a chiedermi se tu stai con me. Molte grazie, molte grazie. Bravi, grazie Ferdinando, ti puoi accomodarti accanto. No, mettiti qui in prima fila, scusami. Okay. Io non lo so. Senti, tu hai avuto la possibilità di cantare con il tuo papà? Eri già un po' più grande? Insomma, avevo sì, 18, 19, 20 anni, sì. Quando ho cominciato a cantare con lui, che mi ha portato in qualche concerto a fare il corista, facendo la parte di Tazenda e così a collaborare. L'unico dei quattro figli? Sì. Fortunatamente per lui, perché non è che amasse proprio che i suoi figli facessero questo mestiere. Ah, vedi? No, sì. Sì. Insomma, il mondo dello spettacolo lo conosci meglio tu che me, e quindi credo che insomma sia pieno di insidie. Poi dopo ognuno riesce a districarsi certo. In modo differente. Allora ti vediamo col tuo papà. Alberto e Pierangelo, spunta la luna dal mondo. I Tazenda, eccoli qua. Toro mio. Cuore mio. Quente Iagra. Fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita. Dovunque cada l'alba sulla mia strada, senza catene vi andremo insieme. Spunta la luna dal mondo, spunta la luna dal mondo. Te lo ricordi? Sì, me lo ricordavo. Io tutte le volte che vedo questo filmato ho un momento dove dico, ma sono davvero io, cioè nel senso che proprio è terrificante. Comunque, grazie. Come terrificante. Senti, invece la tua mamma quando racconta il primo appuntamento con papà, te lo ricordi? Ah sì, è molto interessante. Ma ecco. Io quando l'ho sentito prima di, insomma, della diretta, guardo i filmati e quando l'ho visto ho detto no, non ci credo. Sentite cosa ha fatto quando ha incontrato quella che poi sarebbe diventata la futura moglie e madre, quindi anche di Alberto.
Lo vidi arrivare dalla finestra, era luglio. Lui aveva indossato una camicia azzurra e sopra la camicia azzurra, per essere più bello, aveva messo un maglioncino di lana alto 2 centimetri. Grondava di sudore e mi innamorai perdutamente di lui. Ciao, come stai? Ciao, ragazzi, per fare bella figura, ma pensa a te. Voleva essere più bello, insomma. Stupenda questa cosa. Sì. Senti, tra l'altro il tuo papà arrivava da una famiglia abbastanza modesta. Sì, e lui, che era stato colpito da questa poliomielite da bambino, in realtà si muoveva fino a 10 anni con le mani, cioè non aveva una carrozzina. Non avevano i soldi per comprargli una carrozzina. Questo però, vedi, non è mai stato un problema, cioè non mi ha mai raccontato queste cose con la lacrimuccia. Lui ha sempre detto che ha avuto una infanzia molto bella, molto felice, e questo è dovuto anche alla sua mamma, che era, secondo me, una insomma era molto avanti, e quindi lo spingeva ad andare fuori, coinvolgeva gli amici, e lui ricordava la sua infanzia con estrema gioia, quindi non c'è stato... Però non avere la carrozzina fino a 10 anni. Sì, no, è pesante, ma guarda, forse la cosa peggiore, visto la testa che aveva, che era brillantissima, è stata che, visto che non si muoveva, in terza elementare lui decise di rimanere a casa, insomma, perché tutte le volte doveva andare, non so, in bagno, doveva chiedere al bidello di portarlo in bagno. Questa cosa lo metteva ovviamente a disagio. E cioè, c'è stato questo... Però si è fatto una cultura da solo, si faceva portare i libri dai suoi amici. Forse anche per questo ti ha chiesto una laurea in medicina. Sì, però non ho preso la laurea in medicina, ci tengo a dirlo, che dopo mi chiamano... Ma sei rimasto medico sul palco, mi sembra di capire. È terribile sto programma, davvero. Bene. La mia laurea è in logopedia, sono un logopedista. Oh, wow. Sempre professione sanitaria, ma sì. E allora capiremo tra 60 secondi cosa triterà. Un'idea già me la sono fatta. Giovanni Allevi. Non suono più il pianoforte davanti a un pubblico da quasi 2 anni. Nel mio ultimo concerto alla Konzerthaus di Vienna, il dolore alla schiena era talmente forte che sull'applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello e non sapevo ancora di essere malato. Ho perso molto, ma non la speranza e la voglia di immaginare. Era come se il dolore mi porgesse anche degli inaspettati doni. Non si contano le albe e i tramonti che ho ammirato da quelle stanze d'ospedale. La riconoscenza per la forza, l'affetto e l'esempio che ricevo dagli altri pazienti, i guerrieri, così li chiamo. Ora, come promesso, vi ho portato tutti qui con me sul palco. Quando tutto crolla e resta in piedi solo l'essenziale, il giudizio che riceviamo dall'esterno non conta più. Voglio accettare il nuovo Giovanni. Vado? Vado? Vai, vai, vado, vai. Vai, vai. Ecco. Guarda, la cosa che mi ha colpito di più probabilmente è il fatto di quando lui ha parlato e ha citato Kant, la critica della ragion pratica, e dice che un uomo può muta durante la sua vita, ma qualcosa rimane sempre fermo, no? Rimane sempre... E a me è venuto in mente un parallelismo con una bellissima poesia di Camus, che dice, vorrei citarla ma non so se me la ricordo, dice, ho scoperto che vi era in me un'invincibile estate e che ciò mi rende felice, perché non conta quanto il mondo vada contro di me, in me c'è qualcosa di più forte,
c'è qualcosa di migliore che mi spinge subito indietro. Io credo che sia una riscoperta, perché poi ci dimentichiamo, no? Come quando uno vive a Roma, no? E vede tutti questi monumenti, alla fine non ci fa più caso, no? Uno si riscopre che all'interno ha una forza di vita unica, e questo sicuramente è un parallelismo con quello che ha vissuto mio padre e che quello che ci ha trasmesso a noi. Credo che sia così, qualcuno la può chiamare anima, io la chiamo solo forza di vita, e sono contento di vedere che sia presente in lui nonostante sia stato messo molto alla prova. Forse anche per questo a un certo punto forse tu hai scelto un parco con papà rispetto alla laurea in medicina. Cosa trito? Trita la laurea in logopedia, dai. E arriviamo ad altre volte buone. Arriviamo alla volta buona, quella di Ligabue, perché fu il tuo papà a capire il talento di questo grande artista. Ma c'è anche Fiorella Mannoia che, insomma, l'ha sempre seguito e anche reinterpretato le canzoni del tuo papà. Allora, io vorrei partire dalla Mannoia, vedere come ha cantato le canzoni del tuo papà, anche perché poi la Mannoia torna nel 2022 a cantare Il Pescatore con un giovanissimo, con San Giovanni, che fece veramente un'edizione del festival pazzesca. Le rivediamo. Pesca forza, tira pescatore. Pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non ti ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, che si placa e tace senza resa e ti aspetta per ricominciare. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro. È stato molto bello, no? Vedere un giovanissimo con Fiorella Mannoia e la canzone del tuo papà, che è ancora un'altra generazione. Scusate, a proposito di San Giovanni, però c'è una notizia che è uscita, non so se da poco, dimmi Fabrizio. Sì, è meno di un'ora fa, San Giovanni ha fatto uscire quest'ansia, dice: non sono felice, rimando l'album e il concerto al Forum. No. Lui durante il festival aveva espresso più volte sul palco questo suo stato di malessere, dicendo: non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia facile e felice di quello che sto facendo. No, dice: ho bisogno di avere coraggio di fermarsi. Questo naturalmente non è un addio alla musica, però il fatto che questo ragazzo abbia mostrato ancora una volta quanto è importante essere connessi con se stessi nonostante la sua giovane età fa capire che è veramente un artista profondo, e l'ha dimostrato anche interpretando. Forse quelle parole di tuo padre gli serviranno. Vado a muso duro verso... Beh, si ferma momentaneamente. Sì, ha bisogno di riprendersi. San Giovanni momentaneamente. Sì, sì. Guarda, è un ragazzo molto giovane, è stato messo davanti a tante cose. Esatto. Credo che non sia facile per niente. Questo è un lavoro che ti porta in alto, poi ti porta in giù, poi ti porta in alto, poi ti porta in giù. Bisogna fare un po' il marinaio. E quindi, insomma, credo che abbia bisogno di riflettere, e ha fatto bene. Comunque dimostra sempre una grandissima maturità. Esatto. E uno spessore d'animo, perché l'ha scelta lui di cantare a muso duro. Non è stata proposta. A proposito di spessore d'animo, scusami, ritornando a Mannoia o Ligabue, quindi devi decidere tu. Ligabue ha raccontato in un suo libro un momento molto importante della vostra vita, quelle che sono state le ultime parole di tuo padre. E quelle parole sono state dedicate alla tua di mamma, sua moglie. Sei stata la cosa più bella, più vera e più pulita che potesse capitarmi nella vita. Amore mio, vado. Sì, insomma, è un po' pesa, è così. Però sì, sono comunque la chiusura di una vita incredibile, di una storia che in realtà non si è conclusa, perché mia madre è ancora innamoratissima di questo uomo. Però vedi, una volta ho letto una cosa: come si fa a spiegare a un bambino che esiste la morte? E la risposta la dà Hemingway in una bellissima intervista. Dice: beh, io gli spiegherei che ogni storia, anche la più bella, la favola più bella che ti piace, alla fine c'è una fine, e ci deve essere la fine.
qui non si crede nessuno, ve lo dico, né Fiorella Mannoia, né Luciano Ghirigabue. Non si può. No, non si può, lo dico io, guarda, lo dico io che non li conosco, non si può. Senti, non so se ci segui Alberto, ma il giovedì a Roma si fanno gli gnocchi, ma il giovedì qui si devono alzare pollici su e devono diventare tutti verdi, lo si fa con lui, con Luca Sardella e con sua figlia Daniela. Quindi godiamoci questo loro tutorial e così possiamo imparare anche qualcosa in più. Come è messa a casa tua con il verde? Beh, cioè, proprio a casa mia non abbiamo il giardino, quindi è messa benissimo in questo senso. Non muore niente, non muore niente. E adesso accompagnato da Ferdinando Bruno, Alberto Bertoli con... A muso duro. A muso duro. E vi salutiamo così. E adesso che farò? Non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna. Non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani. E quelli che rubavano il salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Non so se sono stato mai un poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino. Non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se voglio mica farmi il coro o saprò soltanto volti sconosciuti. Canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti.